Oggi, 22 gennaio, a luna di notte, è uscito finalmente il nuovo album di Capo Plaza. Sto parlando ovviamente del nuovo album Plaza, appunto di Capo Plaza, con 16 tracce, e oggi appunto voglio andare a reagire a questo album. Vi ricorderete l'enorme successo che ha avuto a suo tempo, nel 2018, l'album 20, il primo album di Capo Plaza, con featuring già importanti, come ad esempio quello di Trefgold, di Sfera Ebbasta e di Gali. Ed è un album che andò bene anche dal punto di vista dei singoli, soprattutto Ne Valsa la Pena e Tesla in primis. Ebbene, vedremo in questo album cosa è cambiato e vi andrò a dire la mia ovviamente su ogni pezzo. Andrò comunque a ascoltare i vari brani su YouTube, così che comunque ci sarà anche qualcosa di più sfizioso dal punto di vista del video. E quindi mi trovo qui nel canale di Capo Plaza e sono pronto ad ascoltare la prima traccia, track 1, di questa tracklist del nuovo album Plaza. Partiamo. Ehi, son partito dal niente che avevo nada. Più di sotto zero il freddo che mi congelava. Ora la tua invidia sta bruciando come lava. Tutti quanti amici e poi danno una coltellata. Prego, prego. Ci sto, trasticano il TikTok. Big drip, Izzy sto arrivando. Deep set, vuole in alto Jim Jones. La click è pronta allo spando. Wow, come scotta l'asfalto. Tra le fiamme sono a mio agio. Devi imparare presto. Porta da mangiare al tuo branco. Zona, zona 8, comando. Baby, baby, cambio quattro nei calciorno. Mi trovi all'inferno, andate e ritorno per me. Io ne ho viste tante, non aspetto più adesso. Beh, diciamo che questa qui era una sorta di intro di tutto quanto l'album e mi è piaciuta tecnicamente. Ha aggiunto delle cose interessanti anche dal punto di vista del flow, soprattutto la prima parte mi è piaciuta molto. La dovrei risentire, però dal punto di vista anche del sound mi ha colpito. È ovviamente comunque una sorta di intro, quindi ripete alla fine sempre spesso le stesse cose, del fatto dell'Nvidia, il fatto che ora è in alto e di quello che era prima rispetto a quello che è diventato oggi, quindi al fattore Nvidia. E ha detto anche ha fatto dei riferimenti quindi anche alla vita, alla sua vita di qualche annetto fa. Ora passiamo avanti alla seconda traccia che si chiama Non fare così. Produzione esempio ovviamente di Ava e Mozorbeat di tutti quanti i brani. Partiamo. Non si fa così, non fare così. È sta storia più pazza di me di te. Zero scuse ora, siamo io e te ancora. Con la pelle scura spieghi tu perché ci siamo persi. Non mi trovi più, per colpa di entrambi, non di qualcun altro. Sognavamo il mondo ed ora non mi guardi. Non voglio buttare ancora quei ricordi. Pure se ora voglio fare passi avanti. Baby, non andare rimani. Ne possiamo parlare. O puntarci le armi. E non so manco che fai. Con chi sei, dove stai. Non andare rimani. Alzi tac e poi vai. E non ti sento più da settimane. E ognuno è andato per la propria strada. E allora dimmi cosa mi rimane. Oh baby, non andare rimani. Ne possiamo parlare. O puntarci le armi. E non so manco che fai. Con chi sei, dove stai. Non andare rimani. Alzi tac e poi vai. Mi è piaciuto molto il ritornello, devo dire mi è piaciuto molto molto il ritornello, è un brano che può andare, già lo sento che andrà questo brano secondo me. E dicevo sì, dal punto di vista del ritornello mi è piaciuto particolarmente, anche dal punto di vista del sound. È ovviamente una canzone comunque che parla d'amore e ha fatto anche dei bei incasti, delle belle rime, soprattutto nella prima parte del pezzo. Poi comunque il pezzo mi è piaciuto, finalmente un pezzo dove non parla di strade, no? Di strada, non parla solamente di invidia, sempre delle solite cose, di soldi, ma parla anche di altro. Ha fatto un pezzo d'amore come questo, quindi comunque ci sta anche dal punto di vista musicale, mi ha colpito, un bel pezzo. E credo che possiamo andare avanti con la terza traccia di quest'album. Terza traccia che si chiama Fiamme Alte. E di fame ancora troppa. Vado avanti ho qualche intoppo. 3G la giro grossa. Che a lei no, non la sopporto. No, no. Tu non avvicinarti, vuoi tenermi testa, ma non sei capace. Vuoi cambiare adesso, ma non lo puoi fare. Ti ho promesso un giorno che sarò diverso. Io ti ho detto un giorno, ma non proprio adesso, baby. Ora dimmi a chi importa di sapere come sto davvero. Questa vita è troppo corta, sto correndo ancora sotto al cielo, yeah. Ora dimmi a chi importa se sto bene oppure sotto a un treno, yeah. A chi importa davvero di me? A mio fratello muove una partita, non gli serve amore, chiede solo un mitra, bam, bam. Vestito bene, che lo che. Siamo in altro quartiere, quindi tu parlami bene. Oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah yeah.
devo dire traccia molto densa, molto profonda. Mi è piaciuta nel complesso più quella di prima, però sono gusti, qui sono gusti, perché anche questa comunque è fatta molto bene. È un pezzo in cui Capo Plaza appunto racconta un po' con le sue preoccupazioni, no? E sono preoccupazioni anche molto diverse tra di loro, per questo comunque affronta diverse cose molto diverse tra di loro. E il punto centrale della canzone è appunto: a chi importa davvero di me? Va bene la fama, va bene il denaro, va bene tutto, però a chi importa di me? Chi è rimasto, a cui veramente importo, al di là della fama, dei soldi, della popolarità? E quindi questo qui è il senso centrale, secondo me, della canzone, dato che comunque è una frase che ripete, si ripete molte volte all'interno del pezzo. All'inizio mi è piaciuto questo incastro in cui appunto nella seconda parte lui diceva: ora mi vedi pieno di diamanti, però la prima parte dell'incastro non me la ricordo. Questo è anche il bello del first listen, uno purtroppo non si ricorda le frasi. Però passiamo alla quarta traccia di quest'album, quarta traccia omonima dell'album, infatti si chiama proprio Plaza. I palazzi, quei palazzi, i motorini, le urla, le sirene. Quello che ho visto lo so solo io, la mia famiglia. Sono ancora vivo, Plaza il mio nome. A cosa credi? Applaudono tutti, ma cosa capiscono? Dimmi che vedi. Guarda negli occhi se mento, te l'ho promesso, non sbaglio, ma ho avuto problemi. Sogni di Creta, faccio un impero, a Milano sceva. Ho la città sulla schiena che pesa, ma zero ansia l'accendo disteso. Ora so bene la strada, mi vuoi giudicare perché ce l'ho fatta. Di te non mi fido, manco di lei e di quell'altra. Ed ora non devo cadere, non posso sbagliare più come una volta. Mi chiamano Plaza, apro di sfondo la porta. E quello che ho fatto sembrava impossibile. E ora mi vedi, sono irraggiungibile. Ragazzi, ma ci rendiamo conto di quanti flow ha cambiato in questo pezzo? Tecnicamente veramente molto valido. È un pezzo di autocelebrazione nel complesso. Parte appunto da un preludio, una sorta di intro al pezzo, in cui appunto nomina i palazzi, quindi il posto in cui viveva lui, le sirene, quello che ha vissuto, la famiglia. Quindi non vuole negare le sue origini, partendo proprio dalle sue origini e da avvenimenti che solamente lui sa e nessun altro. Poi parte come un fulmine, e soprattutto tecnicamente è piaciuta moltissimo la prima parte, ma un po' tutto il pezzo. Poi si scatena nel pezzo e niente, ragazzi. Comunque bel pezzo di autocelebrazione, ci sta, tecnicamente è fatto bene, ha cambiato tantissimi flow e ha spaccato, ragazzi, secondo me. Ora andiamo alla quinta traccia di quest'album, che si chiama Street. Non ci chiedere perché non lo sappiamo, problemi da risolvere, noi ci vediamo dopo. 4:30 sono in giro per Milano, bomber nera apposta così evito lo sgamo. Ho sbagliato, ho corso troppo presto, Lugano non puoi sbagliare adesso, ma ci risiamo. Quelle tipo Godeina, fumo marijuana, qua giù sia un safari, sangue sulle mani. Non mi chiedere perché, ho problemi da risolvere. La fama fa mesto nella street, ma voglio stare a Miami Beach. Non mi chiedere perché, ho problemi da risolvere. La fama fa mesto nella street, ma voglio stare a Miami Beach. Non chiedermi scusa, basta una parola, lo se dura dura, la strada è una sola. Baby in fondo sai se son così, è solamente colpa della street. Ma c'è poco da fare, a me Capo Plaza tecnicamente piace un sacco. In questo pezzo io ci ho visto comunque un cambio tematico, perché rispetto alla seconda strofa, la prima strofa parla un po' di altro, un poco più generale. La seconda strofa si concentra più sull'amore, non è un pezzo d'amore, però nella seconda strofa ci sono più riferimenti all'amore, ad una ragazza che poi lui ha in testa, non sappiamo chi sia. Nella prima lui comunque a un certo punto si richiama a se stesso, invoca se stesso, al di là della fama dei gioielli, dice: Luca, ora non puoi sbagliare. Poi fa un riferimento anche alla madre, ma non l'ho colto benissimo, comunque mi sembra da nomini. Poi a un certo punto dice una cosa che è molto vera e condivisibile, secondo me, cioè dice: non sei un vero criminale, ora tutti quanti fanno brutto, una cosa del genere, che è vero, c'è questa tendenza a fare brutto un po' tutti quanti, anche chi non viene dalla strada, e questa è una cosa che succede spesso, diciamoci la verità. Quindi credo sia una cosa condivisibile. Nel complesso bel pezzo, non mi ha fatto impazzire, non mi ha fatto impazzire, però musicale ritornello non mi è dispiaciuto. Ora andiamo al sesto pezzo, oddio se non ho perso il conto, che si chiama Ferrari, ed è un featuring con Luciano, che è un rapper tedesco, quindi non so cosa capiremo, vediamo un po'. Rosso Ferrari al polso Karate, al fra lo chiamo Frero come a Paris. Ehi, dal peggio al meglio, dal fondo all'ultimo piano. In piedi attento, vuoi colpire, noi ti aspettiamo. Che chiedi abbiamo? Calde un safari. Aspetta, pian piano arriviamo, voi disarmati. Hermes, la cinta, lei la borsa, io di corsa. Mai fa finta, non ti credo più un'altra volta. In male o bene, fra l'importante è che se ne parli. In male o bene, io me ne frego, penso ai guadagni.
Questi ragazzi fanno qualcosa per il futuro. Per il futuro. Perché una mano oppure un aiuto non l'ha nessuno. Non l'ha nessuno. Yeah, trippin', sie von ihr Paradies. Dunkel kein Licht, Infinity. Zu viel Entwurst, dann ich fühl mich nicht mehr. Ma diciamo, Ava e Mosobit, come sempre, ottimo lavoro dal punto di vista dei beat, mi stanno piacendo tutti quanti. Sulla parte di questo rapper Luciano, di cui non ho mai ascoltato nulla, non mi esprimo perché sinceramente non ci ho capito molto, perché comunque ha rappato in tedesco, ma ha rappato anche in parte in inglese, perché c'era anche qualche parola in inglese. Poi mi leggerò i testi, questa qui è una first listen, quindi non posso essere perfetto. Sulla parte di Kaulaz mi è piaciuto molto tecnicamente, quando in quei due tre incastri, nella parte in cui ha detto dal fondo all'ultimo piano, lì tecnicamente mi è piaciuto un sacco dal punto di vista del flow, soprattutto in quella parte. Poi comunque è un pezzo così, lo sappiamo, lui spesso si ripete, dice spesso le stesse cose sull'abbigliamento, il denaro, sono sempre più o meno le solite rime, incastri, triti e ritriti, magari cambiano gli incastri, ma gli argomenti, i temi sono sempre quelli, quindi un po' così. Non mi ha fatto impazzire questo pezzo, c'è qualche altro pezzo dell'album che mi è piaciuto molto di più. Alla fine della reaction ovviamente mi dico quali sono i miei brani preferiti e quali invece mi sono piaciuti un po' meno. A un certo punto dice Kaulaz, bene o male basta se ne parli, che mi ha ricordato una rima che fa proprio così, il ritornello di un pezzo di Mistamen, ora in pochi conosceranno Mistamen, fa proprio un ritornello in cui dice le stesse parole, bene o male basta se ne parli. E pezzo numero 8, proseguiamo. Demonio, fit, sfere, basta. Vediamo un poco, ho un poco paura e un poco ho forti speranze. Lei si muove, mi è un demonio, solo lei sa come farmi andare fuori. Avrò gli occhi ma non sto vivendo un sogno, lei lo vuole tutto, prendeselo coma. Il diavolo chiama ma io non gli rispondo, no no no. Quando sono in strada c'ho una croce al mio collo, no no no. Ti scelgo stasera ed è solo te che voglio, no no no. Col paradiso nel portafoglio, torno quando è tardi, mi giro e ti trovo. No, no. Scusami se divento nervoso, se allo stesso tempo ti amo e ti odio. Fuori tutta la noce, rincorrendo Simone. Ora mi chiami Diablo, ma ti ho dato tutto, c'è il mio cuore sopra il tavolo. Nessun patto col diavolo, il mio culo è su una Lambo. Tu seduta a fianco, tutti che ci guardano si ci stanno invidiando. Baby, comunque finisca, devi essere mia. Scapperemo come dalla polizia. Io sono un demonio per tutta la noce, mi giro e ti trovo. Ah, finita così. Ok, mi aspettavo che altro intervento, va bene così. Se vedete che durante l'ascolto guardo in basso, è perché il computer ce l'ho ovviamente più in basso rispetto a dove sto io. Ecco, per questo non è che guardo il pavimento, fisso il pavimento, semplicemente il computer sta più in basso. Sfere basta che interviene in due pezzi molto distinti del brano. Prima dall'inizio con una strofa in cui dice poche cose alla fine. Poi più in là interviene con una bella strofa lunghetta in cui tecnicamente cambia completamente stile, cambia anche ritmo alla strofa, le dà velocità in casa con le rime. Quando fa così a me piace molto, quando invece gioca a fare il dolce melodico un po' di meno, diciamo così. Comunque Sfere Bassa fa una seconda strofa discreta, nella prima ha detto veramente due cose, quindi, però nella seconda fa una seconda strofa discreta. Ad un certo punto in poi mi è piaciuto di più tecnicamente, quando ha un poco accelerato il ritmo. Kaulaz, diciamo, normale secondo me, era normale comunque vedere un feat con Sfere in questo album, una roba proprio basilare. Traccia numero 10 se non mi sbaglio, ovviamente io le tracce qui reggerò, però sono solamente 15 e non 16, perché allenamento 4 l'ho già fatto. Vi lascio magari un video nella schermata finale di questo video qui, vi lascio il collegamento alla reaction di allenamento 4, il singolo a cui ho reagito qualche giorno fa. Traccia numero 10 che si chiama OMG, ossia Oh My God, oppure se vogliamo proprio giocare a fare inglesi, Oh My God. E mentre conto soldi ancora fame nella trappa, e se guardi negli occhi puoi capire ciò che passo. Ma non voglio problemi ancora, non voglio più blackout, non voglio più blackout. Okay, io mi vivo la vita qua sotto, io sta la merce, io metto con la sua borsa, con la tuta le Hermes, e ce la metto tutta che devo zittire scente. Allora dimmi come fare a non bruciarmi sto casino, che ci siamo fatti grandi per scherzare sul destino. E le fa fucci o crazy, fuck you, pay me. Lei si muove, oh my god, oh my god, non mi fa pensare ai problemi. Lei si muove, oh my god, oh my god. Vediamo fin quanto ci tieni. Devi crescere, crescere. Mangiarne di pane, vuoi competere? Vuoi competere.
della nuova scuola, sono il preside, porta rispetto. Non ho mai seguito regole, faccio di jet. Il frero pesta, se parli troppo ti lascia il segno. Essa poi passaporto, dollari, euro. Casa con la piscina, non sei del ghetto. E ancora ora dimmi che mi resta. Sono solo che cammino nella tempesta. Mi dicono di restare tranquillo, ma fanculo all'abuso di quello sbirro. E si muove, oh my god, oh my god, yeah, yeah. Ragazzi, bel pezzo, mi è piaciuto tecnicamente. Poi ve l'ho detto, a me tecnicamente piace molto la Plaza. Forse dal punto di vista dei contenuti mi vado ad ascoltare altra gente, forse. Però tecnicamente mi piace molto. Quando rappa così, preferisco molto di più questo pezzo, ad esempio, rispetto a Demonio. Per farvi capire comunque le mie preferenze. Però questo è un bel pezzo, secondo me. E niente, prima parte del brano che mi è piaciuta particolarmente rispetto alla seconda. Da una busta a un tiro fanno passi da gigante, come dice lui appunto nella prima parte del brano. Ritornello anche mi ha colpito. Musicalmente mi ha colpito molto. Molto particolare, molto profondo il ritornello. E nel complesso è un bel pezzo. Soprattutto la prima parte del brano mi è piaciuta particolarmente. Ora andiamo alla traccia numero 11, se non ho perso il conto. E la traccia numero 11 si chiama Tevez. Sta storia più grossa di me, mica due pagine. Cammino solo lungo un viale, cerco ancora te. Gold chain sul mio gol. Ho da fare cose, scusa ma non rispondo. Faccio sempre che voglio. Io del game me ne foto. Non dirmi che fare, faccio sempre l'opposto, yeah. Dal blocco milionario Carlos Tevez, cresciuti tra le situazioni vere, yeah, yeah. Dice ti ami una bugia. Dall'ottavo piano sta città sembra la mia. Vuoi capir che ho dentro, baby, fammi un'autopsia. Non mi manca l'aria ma mi manca casa mia, yeah, yeah. Ah, già terminata, durata poco. Il riferimento a Carlos Tevez è proprio palesissimo, lo nomina proprio nell'ultima parte del brano. Cresciuto nelle situazioni vere, come Carlos Tevez, che sappiamo di una città dell'Argentina, da un quartiere molto difficile dell'Argentina. Come Carlos Tevez, dal niente è diventato poi ricco, famoso. Quindi questa è comunque la similitudine con Carlos Tevez. Cresciuto nelle situazioni vere, poi aggiunge dopo. Ora non mi ricordo le parole precisissime, però questo era quello che più o meno ha detto. Mi è piaciuta, però nulla di spettacolare. Traccia numero 12 che si chiama Successo. Non conta il successo, guardami negli occhi cosa è successo. Penso in fondo cosa ho vinto e che ho perso. La vita è un labirinto e mi sono perso. Po sono il capo Plaza. Mi ha sentito in giro perché la gente parla. Faccio vita di strada e sto sopra due spanne. Non conta il successo, guardami negli occhi cosa è successo. Penso in fondo cosa ho vinto e che ho perso. E mia mamma urlava lavora, la musica non ripaga. Musiche malandrini caldo come il Sahara. Non conta il successo, la devi pagare cara. All'ultimo respiro mi fermo non dentro la fara. Non conta il successo, la vita è un labirinto e mi sono perso. Ogni sbaglio è concesso. Ma nel complesso non mi ha fatto impazzire. Ci sono alcune tracce dell'album che mi sono piaciute di più. Lui gioca con questa parola successo, vabbè, diverse volte fa un gioco di parole con la parola successo. Però tra l'altro si blocca, anche strana, perché si blocca che c'è ancora, pare che la canzone si blocchi in anticipo, non lo so, forse è la mia impressione. Mi ha colpito quando ha detto mia madre mi diceva, ora non mi ricordo le parole precise, di andare a lavorare, la musica non ripaga. E ora vedete cosa è diventato. Quindi cosa vuol dire? Non ascoltare i propri genitori? No, bisogna ascoltarli, però seguite i vostri obiettivi, seguite quello che volete fare realmente. Tecnicamente mi è piaciuto di meno rispetto ad altri brani di quest'album. Neanche tecnicamente mi ha entusiasmato moltissimo, però questi qui sono veramente gusti personali. Traccia numero 13. Reagiamo al prossimo brano, Ultimo Banco. Yeah, ma sti soldi mi han cambiato noi, yeah. Ce la faccio vari metodi, yeah. Notte fondo in giro per New York, yeah. Eppure non ho una cura sopra un filo di nylon, sembra non ho paura. Io sono il tipico ragazzo dall'ultimo banco che poteva darti niente oppure darti tanto, Ora sembra che nelle mani ho il mondo e non lo so perché, ma sembra che sprofondo. Manco vedo te sfocato sullo sfondo, Ho esagerato troppo. Cos'è ancora da dirmi? Posso scrivere libri su noi. Sali a bordo se vuoi, mami. Mi vuole tutto per sé. Non parlare non puoi. È il mio film premiere, yeah, yeah. Cos'è ancora da dirmi? Non hai fatto altro che far finta e colpirmi. Ciò che era rimasto l'ho preso e l'ho buttato. Accendo e la spengo e giro un altro isolato, yeah. Meglio posi le armi.
E questa era la traccia numero 12, comprendendo anche Allenamento 4, a cui ho già reagito. Mi è piaciuto abbastanza, mi ha colpito quando ha detto prima di tutto ero il classico ragazzo dell'ultimo banco, però avevo da dare, era più o meno questo senso, non ricordo le parole precise, e mi ha fatto pensare comunque a diverse persone che magari sì, erano classici ragazzi dell'ultimo banco, però poi trovano la loro strada, si sentono realizzati e tutto. E poi quando ha detto sapevi solamente fingermi e colpirmi, una bella frase molto profonda. Comunque nel complesso mi è piaciuto abbastanza, non mi è dispiaciuto. Traccia numero 13. Traccia numero 13 che si chiama No Stress ed è una collaborazione con quel vecchio amico di lunga data e con cui fece uscire già un featuring che fece molto successo. Stiamo parlando quindi di A Boogie with Da Udi. Sai che c'ho dei piani da sviluppare, tutte ste mani sono maledetto, solo con te mi sentivo protetto, baby. Baby tu sei un 6ix9ine, non pit stop in deadline, quei pitbull e pit bike, no bullshit. Lei dice ti amo ma mente, nessuna che mi dà niente. Siamo stretti in una mini, yeah, luce andiamo in paranoia, wow. Per chi mette la tuta e vende, per chi studia tutta la notte, entrambi vogliono qualcosa, mille spine manco una rosa, yeah. I'm a top dog in my city, yeah. Just let me know if it's litty, yeah. You know I just want you to feel me. Get the pop, let it go, shotgun, hit his back like he Ricky, yeah. Just let me know how you feeling. Gang gang nella CD, da tre come corri, yeah. Siamo ancora vivi, yeah. No no non ci fermi, yeah. Sul collo metto dei VVS, tu non vivi, vivi un po' no stress. Sul polso metto dei VVS, rolli pote, caude, marpiche. Ma Capoplazzo è un grande fan del basket, secondo me, come Mischilla, perché una volta nomina Kobe Bryant, una volta nomina Steve Curry. Vabbè, a parte questo, a parte le cazzate, bravi entrambi, sia lui che il suo amichetto. Lo chiama amichetto per non nominare tutto il nome, che è un po' lungo. Poi mi leggerò anche la parte appunto dell'ospite, diciamo così, a cui comunque non è stato riservato molto spazio, qualche parola, diciamo così. Comunque entrambi molto bravi, molto belli anche la base, ha reso il pezzo molto profondo musicalmente, ma Ave e Mosobit ci hanno sempre abituato molto bene con Capoplazza. Poi mi è piaciuto l'incastro verso l'inizio della canzone quando lui dice chi si veste e vende buste, chi studia tutta la notte, entrambi vogliono qualcosa. Faceva più o meno così e mi ha fatto riflettere molto questo incastro. Traccia numero 14. Sono quasi finite. VVS Fit Ganna, rapper statunitense, anche qui. Oh, VVS la collana, come brilla la collana, popolare sono al centro. Oh, baby, no, che non ti mento. Mento a quello sbirro, l'unico rimedio. Oh, VVS la collana, ghiaccio sulla nuova grana, la portiamo a dritta al vento. Voglio avere tutto ciò che non ho avuto. Basta farci un fischio, poi a chi l'ha visto, yeah, yeah. Oh, VVS la collana, come brilla la collana. Glielo spingo forte, che mi dice basta. Glielo spingo forte, che mi dice, okay, basta. Mamma mia ragazzi, quando rappano così veloce, quando partono così mi fanno impazzire. È partito proprio a razzo dall'inizio, un pezzo molto veloce, un flow molto rapido e tecnicamente molto bello. Mi è piaciuto molto tecnicamente, molto bello. Sul ragazzo che ha rappato con lui non mi esprimo perché non è molto il mio campo e dovrei leggere il testo per bene. Tra l'altro c'è stato, dice, ripete più volte, glielo spingo forte e lei mi dice basta. Mi ha fatto pensare a la canzone forte di Jamie Tights, quando lui dice lei lo vuole forte, 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 nonostante tutto, per veri intenditori, quell'album, che ne parliamo a fa. Ma era una cosa che non c'entra molto, mi ha fatto di pensare a quel pezzo lì. Ora c'è un altro brano, la penultima traccia. Sono quasi le 3 di notte e ce la stiamo facendo, dai. Richard Mille feat. Lil Tijai, non so come si pronunci, chiedo perdono. Partiamo. A lei non so più cosa dire, voglio solo Richard Mille. Sono tra palazzi grigi, la mia faccia su edifici. A lei non so più cosa dire, diamanti su Richard Mille. A lei non so cosa dire ora, ma non voglio più lasciarla sola. Ma non voglio rimanere solo. Sogni d'oro prima io incubi. È un film, Richard Mille faccio bis. Prima classe chiamo l'hostess, ora sorridiamo cheese. Sì, mi
importa della mia famiglia. Non do retta ad una bitch, lei sa che ne ho viste troppe. Money drive to the end, only me and mine, we don't need no friends. I get my first whip out the bubble, after that I went and caught the Benz. Made a couple million, no advance, I ain't tryna have my money in a stance. I can't be stressing, nigga, I need bands. I'm the richest nigga in the land. Lei non so più cosa dire, voglio solo Richard Mille. Sono tra palazzi grigi, la mia faccia su edifici. A lei non so più cosa dire, diamanti su Richard Mille. Umore come palazzi, vedi questi volti grigi. Tanto tu non puoi capirmi, yeah. Comunque sta esplodendo, non ce la fa più. Come l'ha nominato questo brano Richard Mille, Richard Mill, si chiama Richard Milli, marca d'orologio, comunque ha a che fare con gli orologi. Sì, ho cercato perché non lo sapevo. E vabbè, comunque questo sarebbe il titolo della canzone. Featuring mi è piaciuto, così andando a senso, perché comunque non ci ho capito molto. Poi mi toccherà riascoltare i vari testi, però anche dal punto di vista del flow mi è piaciuto il featuring. Anche il ritornello mi è piaciuto molto, ottima ritmica del ritornello, molto musicale il ritornello, mi è piaciuto molto. Per il resto né infame né lode, però il featuring mi è piaciuto, nonostante non sia comunque un esperto, per usare un eufemismo del rap americano, tutt'altro. E andiamo all'ultimo, Pochette, l'ultimo brano di questo album, e poi vi dico le mie considerazioni in breve sull'album. Ehi, hey, ho un arcobaleno nella pochette, sembra una banca, questi sicuro non vogliono il beef. Casco omologato, di notte giriamo nella pochette, la cale e la shish. Tu per un borsello pieno di sogni, mio frero rischia di tutto, lo deve riempire di soldi, si resta sveglio io per fare due conti, yeah, yeah. Le vuole molly, scotti tu hotty. Vuole là, da questi ragazzi passano gli anni e guai. Mi hai fatto male, la pagherai. Riempio la mia pochette, soldi su soldi e 2000 flash. 20 cappi arrivo, non mi vedi, dimmi cosa preghi, che sei già finito. E plazza il nome, lo sanno il nome, ma lo vedi scritto ovunque in giro. Ho fumato un chilo, se mi chiami arrivo. Passano gli anni e guai, ai, al collo metto più ice. Questa traccia finale è carina, ma non indimenticabile secondo me. Riempie la mia pochette, ma non è indimenticabile. Secondo me ci sono pezzi migliori dell'album. E vi dico ora quali sono. Faccio una roba molto sintetica. 20 aveva significato molto per me. Il suo album del 2018, il suo primo album, mi era piaciuto molto perché aveva anche quel profumo di strada che mi ha ricordato anche un poco Per davvero di Sfera e Basta. È roba comunque diversa, però c'era un po' quel profumo di strada anche nel tipo di incastri che faceva, nei temi che trattava, comunque nelle rime. E mi era piaciuto anche musicalmente, molti brani li ascolto ancora oggi, non quotidianamente, però insomma frequentemente. E quindi mi era piaciuto molto l'album 20 nel complesso, seppur un po' ripetitivo forse dal punto di vista degli incassi, delle cose che diceva. E questo album è un album diverso, un album più maturo, un album dove lui già ha fatto successo da un po' di tempo, e quindi comunque ci sta che non si parli più di quello, ma si parli più di roba costosa, gioielli, indumenti costosi, soldi, cose così. Però ci sono dei brani in cui parla anche di questioni sentimentali, di amore, in questo album. Come featuring, Sfera e Basta non mi è dispiaciuto, mi è piaciuto però maggiormente la seconda strofa, e da un certo punto in poi della seconda strofa, ossia quando lui inizia a incasare, a rappare proprio in maniera veloce. Mi è piaciuto anche il featuring nella canzone Richard Mille. E poi per il resto anche a Boogie Daoudi non mi è sembrato male. Come brani, comprendendo anche Allenamento 4, a cui non ho reagito in questo video, ma ci ho fatto un video a parte, Allenamento 4 mi è piaciuto abbastanza. E tra i brani migliori di questo album mi inserirei proprio Allenamento 4, Non fare così, se mi ricordo bene, perché poi è difficile associare quello che hai sentito ai titoli dei brani, perché è la prima volta che li ascolto queste 16 tracce. Poi mi era piaciuto anche Successo, se non mi sbaglio. Il ritornello di Richard Mille mi era piaciuto molto, tra i migliori ritornelli dell'album. E mi sembra o Street o Plaza, oppure entrambe, questi due brani non mi hanno dispiaciuti. E questi sono i brani migliori secondo me di quest'album. Non me li ricordo tutti perfettamente, perché comunque era il primo ascolto e sono 16 tracce, sono parecchie 16 tracce. Nel complesso album abbastanza buono, secondo me non spettacolare, forse mi aspettavo qualcosina di più, però è un buon prodotto, musicalmente è un buon prodotto, tecnicamente per la gran parte dei brani è un buon prodotto, anche dei featuring comunque multietnici, diciamo così, c'è anche un rapper tedesco, quindi è un po' multietnico, quindi può funzionare. Mi aspettavo fosse qualcosina di più, però non mi è dispiaciuto come album, un buon album. Detto questo ragazzi, spero che abbiate apprezzato questa rap reaction, lasciate un like se ancora l'avete lasciato, commentate qui sotto facendomi sapere qual è il vostro preferito tra questi brani, se vi piace Capo Plaza. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cosa state aspettando? Iscrivetevi al canale. E noi ragazzi ci becchiamo al prossimo video sul canale. Ciao a tutti da Simbile 26, a presto.